Questo è il mio sogno, quindi in caso potessi frequentare questa scuola, è un grande sogno che si è realizzato. È una favola che potrebbe diventare realtà, quella di Emma Ferruzzi, giovane ballerina aretina che sta preparando l'ultimo test per la Royal Ballet di Londra. È un risultato importante per la nostra scuola, ma credo anche per la nostra città, perché significa che comunque c'è un tessuto da questo punto di vista, in questo settore, che è in crescita. Un percorso artistico iniziato quando Emma aveva solo 2 anni. Anche quando mi mettevano la musica, io ero sempre lì che ballavo, mi muovevo, quindi sin da sempre è stata una cosa che era dentro di me. Anni di formazione nella scuola aretina, arricchita dalla partecipazione a masterclass, workshop e seminari in tutta Italia. Tanta passione ed altrettanto sacrificio. Quasi 3 ore al giorno, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, a meno che non ho lezioni o comunque masterclass con altri insegnanti. Non mi pesa per niente, perché comunque è quello che voglio fare. Allora, a mio avviso, la dote più importante è la testa. Cioè la capacità di sapersi veramente mettere in discussione, essere pronta a superare i propri limiti reali, veri, essere pronta a sacrificare se stessa, il proprio corpo e il proprio tempo e dedicarsi completamente a questa disciplina. Adesso la tredicenne ha superato le prime selezioni tra 1.400 coetanee di ogni continente. Entrare per la prima volta lì è stato molto bello e emozionante perché comunque sapevo di essere dentro la Royal Ballet School e la cosa più bella appunto è essere lì nella lezione, comunque aver respirato l'aria di quel luogo. Il prossimo 21 febbraio la fase finale per entrare a far parte di una delle più importanti compagnie al mondo, fondata nel 1931 e riconosciuta con licenza reale come compagnia ammiraglia di balletto nazionale della Gran Bretagna. Seguire un figlio che ha certi obiettivi è faticoso, impegnativo, assolutamente, diciamo, c'è un dispendio di energie, di attenzioni che, credetemi, è piuttosto serio e importante, però quando un figlio ha questi obiettivi e di sognare un luogo così, così bello e così importante, è giusto anche dargli la possibilità di sognare.